Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, io vi svelo una verità esclusiva che nessuno può attaccare. Così la smettiamo anche di... Nessuno sa un cazzo, nessuno sa niente, niente, niente. Stanno andando a tentativi tutti. Non si è mai visto un calciomercato così, ma un po' da tutte le squadre. Ma con la Juventus non ci hanno capito niente, né noi tifosi, né i giornalisti, né gli addetti ai lavori. Ci sono fior fior di giornalisti che si occupano solo di questo, che non ne stanno indovinando una. Quindi l'unica verità in questo momento è che non sanno nulla. Sparano a casaccio per vedere se ci beccano qualche volta. Quindi io vi posso dare questa informazione reale, inoppugnabile, inopinabile, nessuno sa nulla. Io quelle poche informazioni che ho dato è per un pourparler con una persona che abita a Torino e probabilmente anche lui è stato, tra parentesi, ingannato da queste non notizie. Però se voi andate a ritroso, io vi avevo detto quando sembrava che Perin fosse in vendita per far posto di Gregorio. Lui mi aveva detto che non era Perin che andava via, ma sarebbe stato Szczęsny a lasciare la Juve e ci ha beccato. Lui mi ha detto che la Juventus ha fatto un'offerta da 45 milioni di euro, non di più, per Koopmeiners e sembra adesso che stia venendo fuori che la Juventus non ha offerto più di 45 milioni, forse più qualche bonus, mentre si era arrivati a 52 più 7 di bonus. Quindi qualcosa di vero lui mi ha detto. Però fondamentalmente non sa un cazzo nessuno. Poi mio parere personale, io Koopmeiners lo lascerei lì a fare la muffa, mi prendo Zegrova a 25-30 milioni e l'anno prossimo mi vado a prendere Koopmeiners con 20 milioni. Questo è il mio pensiero. Fino alla fine Forza Juve, mi raccomando iscrizione ai canali e ci si vede presto in live. Vi mando un abbraccio ragazzi.